riesco a vedere. Davanti! Proprio qua sopra. Eccoli gli aeroplani. Sono 9. Eccoli. 9 aeroplani. 2 giugno e stiamo andando a casa di mio zio Angelo. Nana! Il tuo di te sono le a fare un abbraccio da loro. Il tempo è un po' uno schifo perché ha piovuto tutta la notte, ci stanno dei nuvoloni neri sperando che il tempo regga. Adesso sono passati gli aeroplani, penso proprio della parata qua sopra noi. No, è la macchina accanto, ma mi fa ammazzare. Agli aeroplani, e mo vediamo se riusciamo ad andare al mare a fotografarli. Io non ci pensavo che la parata la fanno al mare, infatti una ragazza mi ha detto no, ci partono dal mare. Da Campo Ascolano partono. Vabbè, mo vediamo se riesco a riprendere qualcosa. E che stavo dicendo, Lillo non è venuto purtroppo perché alle 9:30 devo andare a fare la solita ronda e c'aveva paura che trovavamo un sacco di traffico a ritorno, quindi ha preferito rimanere a casa. Sì, 21:30, vabbè, 9:30 è già mezzogiorno. 21:30 e oltretutto volevo dire un'altra cosa. Ah, perché qualcuno mi ha detto, ma Lillo che fa il poliziotto? No, Lillo fa l'elettricista, però siccome lavorano alla cassa, guarda gli aeroplani! Non riesco a riprenderli, vabbè. Lavora alla cassa depositi e prestiti. Lavora alla cassa depositi e prestiti e quindi hanno 2 giri di ronda che devono fare obbligatoriamente per vedere che tutte le cose funzionino alla perfezione. E vabbè, questo. Fai vedere che bella maglietta che c'hai addosso. Chi te l'ha regalata? Tu Gerberina, proprio tu che mi guardi. Sono 2 Gerberine però, capito? E gli sta ancora un po' lunga, però lui se l'è voluta mettere per forza, io ho messa dentro i pantaloni, sta troppo carina, perché ha detto che lui ormai è grande, quindi se la può mettere. Che dici? Questa maglietta è per bambini piccoli, non possono mettere. E certo che non se la possono mettere, perché? Perché sono troppo piccoli. È giusto. Invece questa è proprio la misura adatta a te, vero? Sì. E perché hai voluto mettere le scarpe con i lacci blu? Perché io ho la maglietta blu. Perché la maglietta ha le scritte blu. Tutto in tinta, vero? Fai così, guarda. Una parola, sì, non mi fa cadere che si rovinano. Tante no, si rovinano, no. Ma non è un pallone. Io ho segnato a tirare. Raccogli perché è peccato, mammi. No, quello si mangia, amore. Peccato, amore. Questo dopo ce lo mettiamo, ce lo mangiamo. Senti, col sale sopra. Ma pulito il tavolino? Sì. Prendi fagli vedere a nonno il garage con tutte le macchine, dai, preparalo. Così nonno ci gioca insieme a te. No, che caffè! Sì! Dopo si fa male aperitivo, no! Guarda, io sì! Io sì! Io sì! Magica! Meno male, magica! Che bello, prima tanti auguri, zia magica! Io sì, zio! Noi dopo si fa male aperitivo! Dopo si fa pure aperitivo! Mezzogiorno! Allora si fa che famo? Amore, gli ho dato il fiorellino. Amore, ma tu sei proprio un... Basta però, non... Non mi strappare da lì, amore. Che bello. Ma chi te l'ha insegnato, il papà o il nonno? Nonno. Un moccone. Perché ti fai il moccone? È andato via, una moschetta. Basta che fai così, guardami. Basta che fai così, va via. Sciò. Capito? Non lo sai, per non me. Sì. Ti prego, vediamo. Vai più là. Fagli spazio al nonno, sennò dove si mette? Me metto di là io. Regà, ho fatto il giro dalla casa, c'era un limone penzoloni, ho preso proprio qui, boom. Mazza che caracca. Che bello. Quanto c'ha da fa? No, c'è mufa. Ma che non ci sta più niente sopra? No, mo devo rimettere un po' di carbone. Dico, cosa da sola. Col vento, dici? Ma dovrebbe riattenere perché sotto c'era. Mamma, non ho paura. Ho paura. E spostati. Posso paura. Guarda, guarda. Dove è andato? Un ragno, guarda quanto è bello. No, guarda, bello il ragno proprio. Ma è stupendo, c'ha la pancia rossa. Un ragno. Dov'è? Auguri Magda. Io dove li devo mettere?
Dove qui è l'angelo? Mamma, tu devi mettere la fine da me. Salute, beviamo noi che meglio. C'è vicino. Qui abbiamo zucchine, bruschetta, peperoni con un chilo d'aglio. Ammetti. Perché tu sei forte. Pomodorini. Amore, no, quello è pericolosissimo, dai, mamma. Vai da mamma, dai. Mi riprende qua, sta prelibatezza. Mamma mia, mi sto intossicando, ma vale la pena. Ok, io penso che ci stiamo. No, che meraviglia, che è, mamma. La nebbia, sembra di essere a Milano. Vai a giocare? No, io voglio fare con quello. Te le angocciatelle. Ah, le patate. No. Noi abbiamo messo il cucchiaio. Vabbè, sbagliato nonno. Stavo sbagliato nonno. Oddio! Ma dov'è il cavolo? E c'è il calo? Dritto, dritto. Ma è finito, ma non me lo dà tutto a me, eh? No, è che te lo do tutto a ciascuno. Perché sono matta? Svizzera si mi ammazzano. Guarda come impenniamo, mamma. Oh madonna, come impegno. Gira dall'altra parte. Che bisogna mettere la cintura, vai. Mettiamo subito la cintura. Pronti? Partenza, via. Mamma. Guarda, bravissimo, mamma mia. Via. Mamma mia! Guarda, mamma! Vai in penna, reggete! Guarda, va! In penna! Facciamo, dai. Poi il singhiozzo, guarda. Oddio. Ma come? Pronto? Sì. Capita. Ma guarda quanto è lungo poi, ma oggi lo vedo altissimo io. Dammi 5. Dammi un altro, tio. Fai, vieni. Forza. Stiamo andando via. Ma vi dico pure che ora non ce l'ho le gomme, mamma. Aspetta, sono le 6:10 quasi. Sì, sto parlando, ti ho detto di sì. E niente. Adesso ti ho detto di sì, non ce l'ha nonnatella. Non ce l'ha. Perché fuma di cappa? Cos'è un morsetto? Quella è una cosa del lavoro di papà. Oppera. Cosa te l'ha messi? Metti giusto. Ti è mancato papà, Ste? Amore? Guarda, qua. Ho pigliato il dito. Ma te, amore, ma ti è mancato papà oggi? Oh! Paracaduta! Paracaduta!
Babbione. E voi? Esatto. Cioè, è stato proprio brutto oggi senza te, amore. Cioè, senza te non è la stessa cosa. Tutti ti hanno cercato. Tutti? Tutti. Di, racconta che cazzo hai fatto oggi. Ci ho poltrito. Allora, io sono uscita che l'ho trovato seduto qui con tutti i giocattoli. Sono uscita, sono andata via. Sono tornata, l'ho trovato seduto qui con tutti i giocattoli. L'unica differenza è che era lavato e vestito. Perché è dovuto uscire per andare a mangiare, perché è andato al Mac, perché non gli andava di cucinare. Se io oggi stavo a casa, gliel'ho detto pure per telefono, gli avessi detto, amore, oggi prendiamo il Mac. Ah no, a me mi va, sta piove, se no io esco, a te te lo pio, ma io non mi mangio perché io sto dietro. Certo. È giusto. Io sono stremata, sono proprio cotta. Madonna, mi sto bello tanto. Ti sei riposato? Ma io ci sono andata volentieri, perché comunque sennò l'alternativa era stare a casa tutto il giorno con i ragazzini e non mi sarei riposata lo stesso. Mamma coraggio. Sì, vaffanculo tu e mamma coraggio. Oddio Pippi, vuoi lo snack? Vieni amore, scusami. Tieni. Seduta, terra, gira. Bravi, no, gira, senza saltare. Brava. Tieni caccolosa. Ok, ah, vi devo far vedere una cosa? Allora, vi devo far vedere sto braccialetto che mi è arrivato l'altro giorno. Sto qui, aspettate, vedete questo nero quanto è carino? Guardate che bello. Piano, picco. Questo qua è un regalo sempre vostro, di una di voi, di Gioia, che ringrazio tantissimo perché, a parte che amo il bracciale proprio, è un braccialetto sardo, e mi ha spiegato nella lettera che è un braccialetto contro il malocchio. Io non credo tanto al malocchio, alle persone che ti tirano il male, sinceramente un po' mi rimbalza. Mi piace proprio il braccialetto e mi piaceva un po' la storia dove diceva che se qualcuno ti attacca il malocchio te ne accorgi perché la pietra o si spacca o si rompe. E quindi è come se la pietra assorbisse il malocchio. Io ripeto, non ci credo. Prima sì, adesso sinceramente no, mi rimbalza. Quindi è proprio il bracciale che mi piace. Poi è proprio rifinito, c'ha la chiusura qui, vedete com'è fatta. È proprio carino. E poi devo dire un'altra cosa. Giada, io non t'ho trovato. Io spero che da quando avrò messo online questo video ci saremo sentite, perché non ho più trovato la tua mail o il messaggio dove ci siamo sentite. Mi ha regalato un putiferio di roba, partendo da le ciabattine delle tartarughe ninja per Stefano, che è impazzito. Poi mi ha mandato un bustone. Allora, qui sto completamente al buio, però mi ha mandato, aspettate che è arrivata la luce, l'asciugamanone dei Turtles per Stefano. Poi mi ha mandato lo skate delle tartarughe ninja con la rampa, che lui è impazzito. Le bolle di sapone per Stefano, che oggi l'ha finita in un nanosecondo. Poi che altro ti ha mandato, Giada? Le ciabattine, le bolle. Vabbè, cioè comunque era un pacco gigante. Poi mi ha mandato per me un pensierino da Terranova, che mi piace tantissimo perché tra l'altro la potrò utilizzare sia tranquillamente l'estate per uscire, ma anche per andare al mare, perché è una jumpsuit verde, mo così non renderà nulla, però è freschissima. Poi mi ha mandato un paio di orecchini. Ah, e ti ringrazio anche per avermi mandato lo scontrino regalo, perché il costume è meraviglioso, ma è gigante, perché hai preso una seconda e me la perdo proprio. Ora ve lo faccio vedere, però non c'ho problemi perché Yamamaya c'è dappertutto. Più mia cognata lavora, dirige Yamamay, più punti vendita Yamamay, quindi posso farmelo cambiare tranquillamente. Questo qui della collezione brasilera è bellissimo, però è grande, quindi lo devo cambiare. Mamma, un attimo. Mamma. E poi mi ha mandato un paio di orecchini che adesso ve li faccio vedere, però troppa roba, raga. Quando voi mi dite un pensierino, veramente troppa roba. Mi ha mandato gli orecchini con scritto love, che sono carinissimi, infatti pure questi non vedo l'ora di mettermeli. Ah, in più sono pure senza nickel, io non sono allergica al nickel, però cioè mi ha regalato veramente tanta roba. Lei me l'ha mandata per il mio compleanno, quindi non era un pensierino così, me l'ha fatto proprio per il mio compleanno. Giada, cioè veramente non so che dirti, grazie infinite, spero che ci saremo sentite prima di questo vlog, perché veramente ci tengo a ringraziarti e ricevo talmente tantissimi
messaggi, talmente tanta roba che mi è sfuggito il tuo, non, cioè non lo ritrovo più, quindi non mi ricordo neanche quando ci siamo sentite. Grazie, cioè Stefano pure era impazzito, è arrivato sto pacco enorme e non ci ha capito più niente. Ok, io ragazzi, siccome la giornata è stata piuttosto lunga, io vi do un bacio grandissimo, tanto ormai ci vediamo due volte a settimana con i vlog, quindi va bene pure che li faccio un po' più corti, non c'è bisogno di vloggare 36 minuti. E vi do un bacio grandissimo. Stefano, vuoi salutare le tue gerberine? Oddio, saluti gerberine. Stefano, dai che sto chiudendo. Sai che gli manca il buonanotte e buone botte? Salutale un po'. Buonanotte e buone botte. Buonanotte, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ma cosa è la gerberina? Digli, che gli vuoi dire a queste gerberine? Gerberine, hai detto quello che è che non vanno a battere. Gerberine? Detto quello che è che non vanno a battere. Allora Giada glielo devi dire, Giada che te l'ha regalato. Giada, dentro quello skate non vanno batterie. Giada, dentro quello skate dei Turtles non ci vanno le batterie. Noi pensavamo di sì perché c'era l'accensione, giusto? Però non ci vanno. Vabbè, vanno a frizione, diglielo. Ma una frizione. Va a frizione, Giada, ok? Mamma. Vabbè, ci vediamo al prossimo video. Ciao. Mamma.